fotografskog materijala. Da, ono što je upravo zanimljivo, vaše fotografije su u velikom formatu izlažete. Koliko vam je sam taj format važan da bi vaša poruka doprala do posmatrača? Appunto, proprio questi formati grandi che lei espone, lei sta lavorando quasi sempre con un formato grande di fotografia. Quanto è importante per lei il formato in sé? Ma il formato è un mezzo espressivo come il colore, come l'esposizione, come tutto il resto. Pa i sam format je jedan način izražavanja, kao što je boja, kao što je oblik i sve ostalo. Per me le mie fotografie sono come delle finestre sulla mia memoria e quindi hanno un formato da finestra. Za mene su moje fotografije kao prozori prema mom sjećanju i samim tim moraju imati i dimenzije prozora. Però magari la prossima mostra sarà di francobolli, chi lo sa. Možda će sljedeća izložba biti samo u nivou poštanske marke, ne znamo. Nadam se da neće to biti fotografije iz Crne Gore. Speriamo che non saranno quelle del Montenegro. No, è talmente bello questo paese che ha bisogno di gigantografie immense. Ne, zaista, jako lijepo ovo zemlje i mislim da upravo ona zaslužuje izuzetno velike formate. U Crnogorskom narodnom pozorištu smo vidjeli pejzaže najviše, ali također Elena je slikali poznat umjetnik, između ostalog i Nikitu Miharkova, Spike Lee, Russella Crowe, pa čak i porno divu Moanu Pozzi. Kako je to iskustvo? Noi questa sera al Teatro Nazionale abbiamo avuto soprattutto la possibilità di vedere i suoi paesaggi, però da quello che sappiamo del suo lavoro lei ha avuto anche possibilità di fotografare tanti artisti famosi, Nikita Mihalkov, Spike Lee, Russell Crowe, ma anche la defunta porno diva Moana Pozzi. Che tipo di esperienza è stata questa? Beh, io ho fotografato Moana come una scrittrice, perché stava uscendo un suo libro e quindi le ho fatto dei ritratti in cui sembra Virginia Woolf. Ja sam Moanu fotografisala u momentu kada je izlazila njena knjiga, znači fotografisala sam je kao književnicu i ono što sam učinila sa njom jeste da je na tim portretima ona izgledala kao Virginia Woolf. Moana aveva un aspetto della sua vita che pochi conoscevano, che era quello della estrema serietà. Jedan dio života Moane Pozzi ljudi su vrlo malo poznavali i postao jedan veoma ozbiljan segment njenog života. Era curiosamente seria anche nel suo lavoro, estremamente puntuale, precisa, era tutto molto ben organizzato. I ono što je interesantno da je u svom poslu prvenstveno bila vrlo precizna, nikada nije kasnila, sve je bilo vrlo dobro organizovano. Suonava la chitarra classica, era molto religiosa, era una persona molto complessa. Svirala je klasičnu gitaru, bila je vrlo religiozna i bila je zaista jedna veoma kompleksna osoba. E quindi mi interessava tirare fuori quest'altro lato, poco conosciuto e non quello, insomma, ovviamente sotto gli occhi di tutti. I upravo to ono bilo što je bilo meni interesantno da izvučem taj aspekt njene ličnosti, a ne ono što je inače bilo pred očima svih ostalih ljudi. Šta za vas znači fotoaparat i kako danas vidite tu činjenicu što je on prisutan na sasvim različitim polovima negdje i umjetnosti i realnosti, na primjer paparazzo fotografija, ali i visoka umjetnost kao u vašem slučaju? Che significato ha per lei oggi la macchina fotografica, visto che sia in uso come mezzo in vari aspetti, sia da quello diciamo, dei paparazzi fino a quello della diciamo, arte molto sofisticata? E, appunto, è un mezzo che si ritiene obiettivo, per cui la foto del paparazzo nel momento in cui fotografa magari due persone vicine ti dice sì, è vero, quelle due persone hanno una storia d'amore. Upravo to jeste činjenica, znači da se fotografski aparat smatra objektivnim sredstvom i recimo ako govorimo o fotografiji jednog paparaca koji eventualno slika dvije osobe koje su mu tu blizu, to znači upravo samo i jedino jeste te dvije osobe su u tom momentu zaista bile tu. Ma invece magari non è così, sono semplicemente vicini oppure è un effetto della prospettiva. Ali možda i nije tako, može biti samo da su jednostavno bili blizu jedno drugom ili da je jednostavno perspektiva takva da je učinila da oni izgledaju kao da su zajedno. E quindi ancora una volta non ci si può fidare, è sempre chi ha fatto la fotografia che l'ha vista in quella maniera, ma non è la realtà. I upravo zbog toga i ono što sam već ranije govorila da ne možemo vjerovati, znači onaj koji je uradio fotografiju, taj trenutak vidio je tada na takav način.
Da li to negdje znači da je značenje, pravo značenje fotografije uvijek u oku svakog posmatrača? Ma questo vuol dire anche che il vero significato di una fotografia sta effettivamente negli occhi di chi la guarda. Esattamente. Proprio tako. Radili ste serijal dokumentarnih filmova o jazz muzici. Kako vidite taj odnos filma, fotografije i muziki? Lei ha fatto anche una serie di documentari sulla musica jazz. Come vede questo rapporto tra la musica, la fotografia e il film? Ma tutte le forme artistiche sono un racconto di una storia. Svi umjetnički oblici zapravo su jedna priča, znači jedna priča koja govori o jednoj konkretnoj priči. Nel fare una fotografia io sto raccontando la mia storia di quel momento. I upravo kroz fotografiju ja pričam tu svoju priču. La stessa cosa in una canzone o ancora di più in un documentario che una storia la racconta effettivamente. Isto tako je kada pominjamo i melodiju ili tim prije kada govorimo o filmu koji govori konkretnu priču. Quindi sono forme espressive differenti ma che molto, molto simili nell'effetto finale. Dakle, to su različita izražajna sredstva, ali su sva vrlo slična u onom ključnom završnom efektu koji daju. E quindi mi interessano tutte. Upravo stoga me sve te forme interesuju.